vediamo una telefonata e dopo andiamo avanti. Pronto? Dimmi. Mentre, Dimmi. senti un po', mi dai una definizione? Se posso? Parlo dopo, metto giù perché mi Sì? costa parecchio a me. Certo. Allora, cos'è prete? Per scusa, non ti sento! Ti sento, mi Sì, senti? te. Va bene, ti definisco cos'è un prete per te. Aspetta, io ti faccio due o tre Sì? ipotesi, dopo metto giù, ah. D'accordo, vai, Grazie. tranquillo. Cosa lo distingue dagli altri? Qual è la sua forma mentis? Per me è una categoria mentale. E mi chiedo quanto tu sia prete. E naturalmente quando lo sarò anch'io, o ognuno insomma. Mi spiego? Vai avanti, vai avanti. No, se tu mi dici qualcosa. Adesso ti rispondo, certo. Ciao, grazie. Ti prego, ciao, ciao. 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 Allora, che cos'è un prete? Il termine prete sta a indicare un cristiano, un cattolico, un protestante. Il termine prete è un termine anche abbastanza generico che sta a indicare quella persona che è addetta a quel culto. Per cui quella persona deve portare le altre persone ad aderire a quel culto. Il problema reale non è il fatto, ciò che fa la persona per aderire a quel culto, ma è la qualità per cui quella persona porta le altre persone ad aderire al culto, cioè è l'intento che la spinge, è il crogiolo che mescola, è se stesso le cose che fa. Per cui la qualifica generica di prete è abbastanza, lascia abbastanza il tempo che trovi. Se io sono un prete, io sono un apprendista stregone che ha un crogiolo ben preciso da mescolare, ed è il crogiolo della libertà. Io mescolando questo crogiolo costruisco me stesso. Il prete cattolico non costruisce se stesso, fa altre cose. Fa altre cose e porta delle cose a qualcun altro, per cui il prete fondamentalmente è un servo, io invece costruisco le cose per quello che io ho deciso, per quello che io ho visto. Io dico le cose che ho vissuto io e che vedo io, il prete dice delle cose che gli hanno detto a qualcun altro di dire. Per cui io mi prendo nelle mie mani la responsabilità della mia vita e delle cose che io dico, perché queste cose mi appartengono, il prete invece gliele ha dette Dio, cioè la garanzia che vi dà il prete. Che esiste un paradiso, che esiste un inferno, è perché glielo ha detto qualcun altro. Cioè, il prete non è responsabile della sua vita. Se lui sbaglia nel dire le cose, lui non gliene frega niente, perché tanto è Dio che glielo ha detto. Se io le cose che vi dico io non conducono a libertà, non costruiscono libertà, beh, questo lo sapete immediatamente. Lo sapete immediatamente perché voi potete verificare tutta una serie di cose che dico io. Al di là della magia, che qualcuno di voi può svilupparla dentro di sé, ma tutto il resto che sto dicendo, il modo di trasferire la magia nel sistema sociale, nella vita di tutti i giorni, nella relazione con le persone, questo lo potete verificare quando volete. Per cui la differenza fondamentale fra me e un prete cristiano, un prete cattolico, non è tanto la forma o la propaganda di un'idea o la propaganda di un modo di essere, un modo di vivere, che comunque è completamente diversa. È proprio ciò che ci spinge. Ciò che si spinge a fare queste cose. Esiste l'orrore che costruisce delle catene ai polsi delle persone, ai polsi, al cervello, alla vita delle persone. Esistono delle persone che fanno saltare queste catene. Dire che queste due persone sono uguali è un'aberrazione. Cioè che poi magari tutte e due persone usano la parola, usano il loro modo di dire, delle espressioni, delle descrizioni per diffondere il loro pensiero, questo è un altro discorso. Però è l'intento che spinge, è il fine che hanno le persone per produrre le cose. Costruire libertà, per costruire libertà occorre costruire il sistema sociale in cui viviamo, costruire le relazioni fra gli esseri umani, significa costruire le relazioni fra noi e il mondo, significa alimentare noi stessi. Costruire schiavitù significa mettere in ginocchio le persone davanti a un Dio padrone, davanti a qualcuno che le comanda, significa costruire sottomissione.
significa convincere le persone che pregando avranno un premio nell'aldilà. Bene, tutte queste cose il prete non le tira fuori da sé, le tira fuori perché qualcun altro gliele ha dette, cioè gli altri dicono, basta, fai così, te ottieni questo risultato. E lui trova conveniente fare questo, lui trova socialmente conveniente scegliere questo. Per cui non c'è nessun modo per avvicinarsi fra me e un prete o altre persone e i preti. C'è chi costruisce sottomissione e chi cerca di costruire libertà. Le due cose sono antagoniste, cozzano l'uno con l'altra. È chiaro che quando io vado via, vengo chiamato da qualcuno che mi dice vieni e fammi vedere le tue cose e accetto di andare là, qualcun altro potrebbe dirmi, vale, fa come i testimoni di Geova e va via, qua va Isa ai libri per predicare quel che lui pensa. Questo è vero, però io sto costruendo una via di libertà, sto tentando di portare le persone a costruirsi qualcosa che vada oltre se stesse. Che dopo le persone accettano o non accettano, questo è un altro discorso. Ogni persona deve essere libera della propria costruzione, però io non posso fare a meno di questo perché questa è la mia scelta. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao Ivan. Ciao. La tua è una ricerca, secondo me, secondo il parere mio, è una ricerca, chi la chiama verità, chi la chiama in altri nomi, comunque è una ricerca e per questo deve essere stimato, perché piuttosto che questa cosa ci passi sopra la testa senza coglierla, forse è meglio cercarla come stai facendo tu, come stanno facendo degli altri. Una domanda solo volevo farti, poi ti ascolto alla radio. Secondo voi, secondo te, secondo la tua ricerca, fino a dove sei arrivato, che cosa c'è dopo la morte? Basta, tutto qua. Okay. Ciao. Ciao. Allora, io non faccio una ricerca, cioè nel senso che io, cioè faccio anche una ricerca, però definiamo un attimino la ricerca. Io cerco i mezzi attraverso i quali costruirmi, questo è il senso, per cui io non cerco ciò che c'è, cioè non confondiamo la ricerca gnostica, la ricerca delle varie religioni rivelate con la ricerca pagana. Il paganesimo cerca i mezzi attraverso i quali costruire se stesso, costruire le relazioni col mondo, costruire le relazioni con la vita. Per quanto riguarda quello che c'è dopo la morte, io ti dico, dopo la morte il corpo fisico c'è esattamente quello che c'è ora, né più né meno, solo che noi siamo cambiati, cioè la nostra percezione del mondo, la sostanza con cui cambiamo il mondo, le nostre predilezioni, quello che noi, i nostri desideri sono cambiati, la nostra sostanza, non abbiamo più un corpo fisico, abbiamo un corpo luminoso, per cui siamo noi che siamo cambiati, però abbiamo esattamente ciò che c'è ora. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao. Ciao. Sono Anna Maria di Venezia. Sì. Ciao, bellissimo. Dimmi tutto. Posso dirti bellissimo? Dai, dimmi su. È un complimento. Ecco, mi volevo darti un'udienza, no? E, per esempio, qui da Geova, perché a Geova mi era una, io veniva sempre a casa per dire questo e stato e quell'altro. Mi in buona fede, la prima volta io venivo in casa mia, no? E mi dà un suggerimento sempre di soliti libri, no? E ha detto che se fatalità il bimbo muore e lo lascia morire. Guarda, non ho capito più niente, sono restata male. E da quel giorno che buttai fuori di casa, che ho detto non si deve far morire un bambino, detto, perché il bambino ha ansia, perché eventualmente il figlio, no, ed era in ospedale, no, i dottori che ha detto che ora bisogna che faccia il suo dovere, no, perché il bambino bisogna anche di farlo guarire, no, di cosa, e disse ora non voleva che il bambino, che ora, e che se da morire si sa, nessuna intenzione, nessuna cosa, mi secondo te, questa religione mi la trovo talmente brutale, io trovo talmente un criminale più che altro, non so se sbaglio secondo te, perché esiste tante religioni, ma questa criminalità di questi di Geova, guarda amico, perso, no, a me non so di Orisa, perché mi neanche non mi interessa, adesso perché per l'amore di Dio. Rispondo cosa che ne penso mi, va bene? No, ti dico che bisogna non aprire le porte di questi personaggi, perché mi è la prima volta che si veniva, è la seconda che butta fuori la porta, ne ho neanche aperta che cos'era la porta in faccia, perché non si fa queste cose. Va bene, perché, va bene. Oh,
Quando ci si tratta dei bambini, io che per me, i altri, i bambini, i gatti, a morire, ma cosa, dove arriviamo a sto mondo in questa maniera? Ma siamo pazzi! Va bene. Ciao. Scusimi, Allora, testimoni di Geova, c'è una legione dei testimoni di Geova e si è fatti sui, cioè ogni persona ha il diritto di coltivare il suo credo. Chiaramente anche a me sono d'accordo con Anna Maria, il fiore non si tocca. Però queste robe qua i cattolici le ha sempre fatte, finché non ci arrivano le rivolte sociali i cattolici le ha sempre fatti. Però mi interessa di più invece andare avanti con la risposta a Ivan prima, perché sei più legata alla trasmissione, cioè vo più avanti con le risposte che sei più legate alla trasmissione che non sulle altre, se permettete. Il problema è questo, è il mondo che gli altri avevamo, e se coperto da maglia, cioè niente, abbiamo una certa percezione del mondo perché noi altri il mondo lo percepiamo perché siamo esseri umani, se siamo costruiti in questo modo, che abbiamo i sensi in questo modo. Niente, possiamo anche variare la percezione del mondo, possiamo andare fuori e possiamo percepire il mondo in maniera diversa, questo fa parte del nostro modo di essere. Però una volta che gli altri cambiamo completamente la struttura fisiologica, la percezione del mondo è completamente diversa, cioè cambia la velocità con cui lo percepiamo, la sostanza, le cose che sono importanti, le cose che non sono importanti, anche la nostra stessa fisiologia non è più la stessa. Per cui cosa io trovo dopo la morte? Trovo esattamente il mondo che trovo adesso, però lo percepisco in maniera diversa, perché ho una struttura fisica diversa, ho una percezione del mondo diverso, ho una percezione delle coscienze e delle consapevolezze diverse e ho un'altra dimensione per vedere le cose, cioè ho un'altra sostanza, diciamo, non è neanche... questo è, però il mondo è sempre questo, solo che percepisco cose che prima non percepivo. Vediamo un attimo, telefonate ancora. Pronto? Sono sempre Ivan, ti chiedo scusa. Sì. Mi è piaciuta molto la tua risposta. Volevo renderti conto forse di questo, forse mai non lo sai, c'è qualcosa che non sai. Questo è il modo di vedere la morte, la vita dopo la morte, dei mistici ortodossi a Cipro. Sotto questo punto di vista, perlomeno, vedi, stiamo scoprendo dei punti in comune. So che tu hai il pelo che si sta alzando per questo, però posso assicurarti che il modo di concepire la vita dopo la morte, se così vogliamo chiamarla, è la stessa che tu hai appena detto. Addirittura, se vuoi, il mondo in cui stai parlando adesso, loro denominano come campo noetico o mondo noetico. Cioè, dopo la morte, ognuno di noi si crea praticamente lo stesso mondo fatto dei suoi desideri finché era nel mondo tridimensionale. Tutto. Però scusa un attimo, Ivan. Sì. Ti rispondo, questi qua erano mistici, cioè gente isolata. Come? Erano gente che vive isolata. Non ho capito, scusa. Era gente che vive isolata questi. No, anzi, hanno fatto dei. Anzi, ti dirò che la Chiesa Cattolica ha combattuto fino all'ultimo sangue questa gente, che però è stata protetta da grossi personaggi che invece non avevano capito la realtà. Tutto è nato su un discorso di guarigioni particolari in cui questa gente riusciva a portare il proprio corpo. Mi sento male, Ivan, Pronto? Sento male. Pronto? Sì, Claudio, ciao. Sono Marco. Una cosa solo volevo aggiungere un po' ai discorsi che fate. Sì, quando... un attimo solo, Marco. Sì, mi spiace per Iva, perché Iva, vuole richiamare... Mi dispiace, ho dovuto mettere giù perché non ti sentivo più. Vai, Marco. Sì, e anche da qua, da casa, non si sentiva più la telefonata ormai di Iva. Vabbè, volevo dire questo. In realtà, però, quando parlate della morte... bisogna sempre dire che a queste conclusioni ci arrivate per ragionamenti, ma non perché avete provato. E quindi chi non prova, nessuno, se tu non hai provato morire e vedere veramente cosa succede dopo la morte, non puoi mai dire che quello che hai dedotto e hai così, perché tu hai questa esperienza, sia la realtà di quella che è la... Ognuno parli per sé. Ho capito, esatto, però vedi... E quante persone hanno dato delle così hanno parlato della morte in modo diverso. I cristiani vedono dopo la morte una cosa,
altri dicono che dopo la morte non c'è più niente, altri hanno i loro paradisi, i loro... cioè voglio dire, anche tu, Marco, certamente... C'è un metodo per sapere se cose funzionano o non funzionano, eh? Basta guardare come si traducono nella vita di tutti i giorni. Cioè, se nella vita, come si traducono queste cose nella vita di tutti i giorni, tu sai se funzionano o non funzionano. Sì, ma questo non mi dice cosa succede esattamente nel momento in cui muoio. Cioè, tanti ci hanno provato, ma penso che sia una delle impossibilità dell'intelligenza umana. Quando tu muori non c'è più niente. Allora, vabbè, io potrei, anzi, guarda, io sono dell'idea, per esempio, che con la morte raggiungerò quello che è il contrario dell'esistente, il nulla, tutto là. Perché penso che... la realtà che capisco io è che tutto sta in piedi perché c'è un equilibrio. Ma no? se tu dici che nella morte raggiungo l'opposto, no? Sì, raggiungo il contrario nulla, dell'esistenza. Allora, ammettiamo che questa sia la tua affermazione, dunque tu devi goderti la vita il più possibile. Ma perché no, non forse ti stai godendo la vita il più possibile? No, non è che... non quadra in quello che affermi tu. Va bene, ma Claudio, non è che perché do una risposta a questo... questo poi condiziona il mio modo di vivere. Io penso che il mio modo di vivere è condizionato dai miei sensi, dalla mia sensibilità, che non ha niente a che vedere con delle conclusioni o filosofiche o dal punto di vista, non so. Reciti una cosa e ne razzoli un'altra. Siccome io dal modo di vivere di una persona deduco il suo pensiero e non viceversa, capisci? Cioè se uno mi vive godendo il più possibile, posso anche pensare che lui alla morte dice tanto c'è più niente, vabbè. Ma se uno vedo che comincia ad arrancare nella vita, a fare altre cose, dico, sì, vabbè, qua bocca mi dice questo, però in realtà non è questo che pensa. No? Sì, oddio, è molto semplicistico però questa, se puoi anche accettare così, però mi ero reso conto che molte volte ho provato a vivere condizionando la mia vita da quello che penso sulla morte e quello che sento la morte. Però mi accorgo che dopo qualche giorno torno completamente... Fai il contrario, no? Dimentico tutto e torno a quello che... Pensa sulla morte come abituale. Ti piace vivere. Cioè, pensa sulla morte come ti piace vivere. Sì, ma mi piuttosto mi riferivo al fatto che ogni volta che noi altri tentiamo, no, di dare sia tu come esperienza del mondo pagano, per esempio anche una domanda che mi piacerebbe farti è questa. Ti come di fronte al, non so, il nulla, il problema nulla, inesiste. Per esempio per i cristiani esiste, perché dice nel suo catechismo che Dio ha fatto il mondo dal nulla, no? Creato dal nulla, quindi anche loro ammettono l'esistenza. Affermazione ma non definizione. Ecco, vedi, torniamo sempre qua, no? Cioè, se ho tempo perso per niente, se parliamo di queste robe qua, sì. O in realtà arriveremo alla conclusione chissà quando. E poi, i dati del fatto che conferma che... C'è una cosa che dobbiamo combattere a spada tratta, ed è la magia nera del condizionamento educazionale. Questa ci è entrata talmente dentro... E qualsiasi discorso non ha senso, sì, esatto. Viene fatto con la bocca ma non con le nostre trasformazioni. Ma io mi sono accorto di questo, cioè da quando che ho cominciato a mettere un po' le mani avanti anche rispetto ai condizionamenti che ho all'interno della religione cattolica, dopo quasi come diventa quasi un difetto, un vizio, no? Divento altrettanto, come si è che si dice, tiro fuori gli artigli anche quando diciamo che tento avvicinarmi a qualsiasi altra dottrina, che sia questo? Filosofica o che sia di qualsiasi altra origine. Ma è giusto questo? Capisci tu? Sono d'accordo io. Ecco, e quindi, ma, boh, non so. Va bene. Vai, Claudio, ciao, ti saluto. Ciao Marco, ciao Uri. Cosa c'è oltre la morte? Oltre la morte, ricordatevi, per un cristiano non c'è niente. Cioè un cristiano può solo vivere nella speranza del suo Dio pazzo, che poi non è speranza, è attesa, è attendimento dell'intervento del Dio pazzo, perché non ha niente. La vita è un'opportunità per costruirci. E non è che lo dico io come pagano, è nella logica di qualsiasi scienza. Qualsiasi scienza, ma scienza, poi psicologia, qualunque studio voi trovate, c'è sempre attività di costruzione attraverso la conoscenza, la consapevolezza, la variazione di se stessi, il proprio modo di guardare il mondo, il modo del giudizio, eccetera. Dappertutto voi trovate questo. Ebbene, la costruzione è alla base della variazione dell'attimo della morte. Cioè la costruzione di se stessi
è ciò che cambia la morte del corpo fisico con la nascita del corpo luminoso, cioè fa coincidere la morte del corpo fisico con la nascita del corpo luminoso. Solo se noi viviamo costruendo noi stessi facciamo questo. Rispondo un attimino ancora a Ivan, che diceva che i mistici di Cipro avevano visto qualcosa che era simile al mio. Il problema è che se si altera la percezione e si va oltre quella che è la descrizione del mondo, si percepiscono queste cose. Però il fatto di riuscire a identificare queste cose in maniera corretta dipende da come noi si affronta la vita. Vediamo un'altra telefonata, vado avanti dopo col discorso. Pronto? Claudio? Dimmi. Guarda, mi volevo dirti, se l'uomo dopo morto, no, è un scheletro, però rientra l'anima, no, perché sempre scheletro non esiste, però l'anima sì esiste, no? No. Secondo te? No. Mi volevo chiederti se l'anima di quell'uomo, sempre uomo scheletro morto, se l'anima esiste in mondo. Secondo te cosa dici? Ciao. Ciao, ciao, ciao. L'anima non esiste, perché l'anima è una definizione di quello che dovrebbe essere il corpo luminoso, ma il corpo luminoso noi lo costruiamo attimo per attimo, minuto per minuto, istante per istante, e non dobbiamo perdere nessun istante, perché noi non sappiamo quando cessiamo ad avere istanti a disposizione. Per cui tutta la vita non è altro che un attimo di costruzione del nostro corpo luminoso. Continuando il discorso prima fatto con Ivan, il fatto che i mistici abbiano visto questo, qualunque mistico, ma qualunque essere umano ha visto questo, cioè qualunque essere umano ha la capacità di andare a vedersi cosa succede dopo la morte, qualsiasi essere umano che sappia prendersi la responsabilità della propria esistenza. Cos'è che frega l'essere umano? È il suo condizionamento educazionale. Cioè quando lui riporta nella vita di tutti i giorni ciò che ha visto, e la costruzione di quello che ha visto non fa altro che descriverlo col suo condizionamento educazionale. Per cui in realtà non è che riporta la sensazione di quello che lui ha visto o la sua visione o la sua percezione del mondo, ma riporta nel mondo, nella vita di tutti i giorni, il suo condizionamento educazionale. Se lui è cattolico, descriverà un inferno, un paradiso, le fiamme, eccetera. Tipo, non so, Tommaso d'Aquino ha avuto la visione del paradiso e quella visione del paradiso, cazzo, l'ha portato tutta la vita, ha vissuto in funzione di quella. Krishnamurti ha avuto la visione di Maitreya, di una divinità, non so se buddista o induista. Cioè, quando alteriamo la percezione e andiamo in mondi diversi da quello della descrizione, noi percepiamo tutta una serie di cose che riportiamo nella vita di tutti i giorni. Ma il fatto che nella vita di tutti i giorni riportiamo cose il più vicine possibile a quelle che abbiamo percepito, questo dipende dalla nostra autodisciplina, da come noi viviamo quotidianamente. Se noi siamo abituati nella vita di tutti i giorni a chiamare le cose col loro vero nome, difficilmente vedremo il paradiso o vedremo l'inferno. Cioè, vedremo delle cose che magari avremo difficoltà a descrivere, perché abbiamo rinunciato a descrizioni di comodo. Però questo dipende dalla nostra autodisciplina, dipende da quanto noi siamo precisi nell'affrontare la vita, da quanto noi siamo in grado di prendersi nelle nostre mani la responsabilità della nostra esistenza. Quando io vi dico che siamo circondati da dei, è perché io questi dei li ho riconosciuti. Io vi dico che le linee di tensione che sono divine, che hanno una direzione, io le ho riconosciute. E non vi dico a voi, riconoscetele anche a voi fate come me. Ma vi dico, c'è questa possibilità, e questa possibilità dovete coltivarla, perché il mondo è un mondo vivente, c'è un mondo consapevole in cui noi stiamo vivendo, e questo mondo consapevole sta premendo perché noi usciamo dalla posizione in ginocchio. Cioè uscire dalla posizione in ginocchio è l'elemento fondamentale per salvare il mondo in cui viviamo, e più che salvare il mondo, che poi il mondo si salva da solo, perché ha ben forze ben maggiori delle nostre, è per salvare noi stessi, per salvare la nostra specie. All'interno proprio del mondo. Va bene, detto questo, andiamo avanti con Fiantini della segna stampa. E abbiamo un discorsetto anche abbastanza pesantino. La scuola è un dono, un grande diritto, ve lo dice Wojtyla sul Gazzettino del 14/9/1998, però finanziate le scuole private così io posso distruggere la scuola pubblica. Questo è il vero intento di Wojtyla. Ma voi dite, ma Wojtyla non sta dicendo una cosa del genere.
Certo, e ripeto ancora quello che vi ho detto prima, neanche Hitler in birreria nel 30 diceva che voleva costruire i campi di sterminio. Non mi sta bene che la scuola pubblica sia distrutta prima di ricostruirla, preferisco difendere quello che c'è adesso e migliorarlo e imporre dei miglioramenti. Miglioramenti che non saranno dei colpi di bacchetta magica, saranno lenti, striscianti, contraddittori, alcuni verranno accettati, altri verranno boicottati, altri verranno discussi, altri romperanno le scatole, però preferisco migliorare l'esistente, mai peggiorarlo, mai peggiorarlo, mai peggiorarlo. Quando qualcuno, vi ricordo ancora, parla di riforme, voi chiedete cosa vuole, come vuole farlo, dove vuole arrivare, perché vuole fare questo. Perché riformare il sistema attuale può anche portare alla costruzione di un campo di sterminio. E voi siete sicuri di essere quelli che gestiranno il campo di sterminio? Saranno le guardie e i cancelli? O non sarete quelli che all'interno del campo di sterminio verranno sterminati? Siete sicuri di diventare i padroni, di essere i più furbi, di essere quelli che freeranno gli altri? O non sarete quelli invece che alimenteranno i forni crematori? Attenzione, fatevi un bel esame. A volte, sempre, il cattolicesimo, nel crogiolo del male, costringe gli individui a sentirsi onnipotenti uguali a Dio, quasi fossero dei mandati da Dio, quasi avessero l'investitura divina. Il prete parla agli astanti dicendo noi tutti insieme lavoriamo, noi facciamo, noi. Ma gli astanti sono le pecore del gregge. Lui è il pastore. Stiamoci un po' attenti a queste cose. Vogliamo fargli il cane da guardia al prete? Vogliamo aiutarlo a mettere in ginocchio chi è ancora più debole? Ci chiediamo sempre dove vuoi arrivare, cosa vuoi fare. Dal Gazzettino del 10 settembre 1998, dice Wojtyla, in ogni religione c'è salvezza. Mi dispiace, non è vero manco per il cazzo. Nelle religioni rivelate c'è solo terrore, morte, orrore, tortura, stupro. Questa è la religione rivelata, per cui lasciamo perdere. Pronto? Sì. Dimmi tu cosa hai fatto per i deboli, visto che i preti, i papi sono come dici tu. Grazie. Prego. Allora, la prima cosa da fare per i deboli e non aumentare il saccheggio, non mettere in ginocchio chi non si può difendere. I deboli non esistono perché nascono deboli o vogliono essere deboli, ma perché preti, religione cattolica, i missionari specialmente, vogliono mettere in ginocchio e costruire i deboli per avere una forza di gestione all'interno dei sistemi sociali. Per cui io non devo fare un qualcosa per i deboli, io devo evitare che ci siano deboli, devo evitare di costruire la miseria. Io non costruirò mai, mai dei centri per venire fuori dalla tossicodipendenza, ma fare in modo che un sistema sociale non costruisca le persone pronte a bucarsi. Questa è la stregoneria. Io non costruisco miseria per fare la carità nella miseria. Non costruisco il centro per ammazzare le persone a Calcutta, perché così le persone le nascondo dalla vista, perché così ho un mezzo di gestione. Ma fare in modo che le persone non debbano essere in miseria. Cercherò di variare quelle che sono le condizioni sociali affinché non ci sia bisogno di questi centri, affinché un ospedale sia effettivamente un ospedale. Pronto? Claudio? Sì? Ciao, sono Ivano. Ciao. Ciao, senti, volevo dare una risposta alla mia a sto ragazzo che appena telefona. Il parlare della Chiesa se già dargli una mano ai poveri, no? Dimmi. Combattere la Chiesa vuol dire dargli una mano ai poveri. Questo è vero? Questo è vero. Oro. Grazie. Ciao. Questo, quello che ha detto Ivano, è sacrosanto, nel senso che ogni volta che tu togli acqua alla fonte che crea la miseria, immiserisci la fonte che costruisce la miseria. Se tu togli l'acqua per costruire la miseria, chiaramente non è che la miseria sparisce dall'oggi al domani, però costruisci le condizioni perché ci siano degli adattamenti diversi. Vediamo un attimo. Pronto? Sto seguendoti. Non è che l'aldilà o la morte non sia tanto quello che noi ci saremo costruiti noi stessi. Cioè quanto saremo coscienti, tanto sarà
la vita. Questo posso, dal mio punto... No, non so se hai capito. Seguendo quello che mi hai fatto pensare, no? Quello che noi riusciremo a costruire di noi stessi, certo, e quindi quanto saremo più coscienti di noi, certo, sarà la nostra vita. Sì. Cioè la vita intesa. Sì. Quindi posso affermare che non moriremo mai. In teoria, sì. No, voglio dire... Anche. Non so se capisci. Cioè, tanto più coscienti siamo di noi, tanto più acquisiamo, tanto più vivremo, non so, è difficile dire queste cose. Ho capito. Perché bisogna usare parole appropriate. Io spero di risponderti in maniera appropriata. Grazie. Ciao. Allora, dal nostro punto di vista, la vita è una costruzione di noi stessi, possiamo dire più consapevoli, però non è neanche una questione di consapevolezza o di descrizione, è proprio una questione di capacità di affrontare la vita, è proprio una questione di amalgamare noi stessi, cioè le nostre sensazioni, la nostra attenzione, il nostro chiamare le cose col loro vero nome, la nostra attenzione, il nostro scetticismo, la sospensione del giudizio, cioè il nostro modo di porsi davanti alla vita è una costruzione di noi stessi. Noi praticamente nel fare queste azioni, oltre a vivere in maniera migliore, proprio amalgamiamo la nostra energia vitale, cioè la costringiamo a plasmarsi, a compattarsi, ad affrontare le contraddizioni della vita, le sfide, gli atti di volontà, essere determinati davanti alle cose, non subire passivamente tutto quello che succede. Bene, tutto questo atto non fa altro che costruire il nostro corpo luminoso. Al lato della morte del corpo fisico non esiste niente, cioè se noi non abbiamo fatto questo, non abbiamo niente. È più facile, visto che ha telefonato Ivano, dico, che un anticlericale, uno che si è battuto, uno che ha fatto delle lotte sociali di libertà, eccetera, riesca a diventare eterno trasformandosi in essere luminoso, che non un prete, un vescovo, un papa. Voi quello non lo troverete mai, perché proprio ha distrutto se stesso. Questo tanto per essere ben chiari. Vediamolo. Pronto? Ciao, sono Marco. Dimmi. È una cosa solo, mi interessava il discorso un momento fa di quello che ha telefonato e ha detto: più coscienza costruisco e più è facile che qualcosa resti dopo la morte. In sì, sostanza è credo, una definizione. Ecco, sì. Mi può anche star bene, cioè credo, in sostanza ha detto che siamo immortali, vivremo sempre. Però è anche vero che noi, se è vero che noi vivremo sempre, quindi eternamente, però abbiamo avuto un inizio. E prima non esistavamo in un certo senso, cioè tutto questo processo non è partito dal momento che siamo esistiti. Però una cosa che nasce, una cosa che ha un inizio, può avere un'eternità? È questo che mi chiedo, è in contraddizione la cosa. Hai un'opportunità. Non lo so, non me la gioco questa, cioè è il solito discorso che poi si fa il passo più avanti e si fa la scommessa e si fa la probabilità. E qua è per esempio il gradino che prende il via tutta... una forma anche religiosa all'interno dell'esperienza della vita umana. È qua che mi voglio fermare, non mi sta bene questo, perché in realtà allora possiamo, com'è che si può dire, diventare vittime dei nostri processi mentali. Per me può essere pericoloso anche questo, perché poi vedi, quello che tu dici per esempio, la trasformazione dell'essere luminoso, pari quasi quasi è il discorso che dopo la morte l'anima si stacca dal corpo e esiste qualche cosa di spirituale. È lo stesso. Ciao Mario. Va bene. Sì, è lo stesso discorso quasi, non è molto diverso dal concetto cristiano. Forse ti risponderò nella prossima trasmissione perché devo chiudere adesso. Certo, scusa Claudio, ti saluto. No, grazie a te. Ciao Marco, ciao. È arrivato Mario e io chiudo immediatamente la trasmissione. Ci risentiamo alle ore 19 con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8, Marghera. Vi do l'indirizzo di Istituto Mediterraneo Studi Poeteisti, Casella Postale 53, Marostica, Vicenza. Ci risentiamo alle ore 19, fra le 19 e le 20, e darò una risposta anche a Marco a proposito di questo argomento. E ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla trasmissione e hanno partecipato alla discussione. Grazie e risentirci alle ore 19.